carta, dice il governo, insomma, sembra essersi un po' dimenticato di questa vicenda. Ma non si è dimenticati, la nomina, il decreto deve essere fatto dal ministro Fitto, l'abbiamo più volte sollecitato, e ancora la prossima settimana ci incontreremo con lui per sollecitare i decreti sulle zone logistiche semplificate. Per noi è un elemento importante per gli operatori, evidentemente il tema è che purtroppo quando ci sono nomine o atti ministeriali che dipendono da più ministeri è molto difficile arrivare in fondo all'iter, però io credo che ormai nelle prossime settimane potremo dare la notizia di riuscire a portare a casa. Ha parlato anche delle aree ex Silva, l'amministratore delegato ha appena detto che non vuole cedere un centimetro a un braccio di ferro, non da poco, viste le volontà delle istituzioni locali e le candidature a gestire quelle aree. Se non le cedono ma ci mettono i lavoratori, io sono contento uguale, se no bisogna rendere produttivo ogni metro quadro del porto di Genova. Lo dico a Ilva, lo dico a tutti, lo dico anche alla sovrintendenza che ogni tanto tiene su degli edifici che in altri paesi verrebbero abbattuti. Sulla riforma dei porti si va avanti col lavoro, lei strizza l'occhio al modello spagnolo? È una delle ipotesi quella, noi penso che da maggio partiremo, quello che penso il nostro ministero chiederà comunque sarà una legge delega, un po' come sono degli appalti, per poter avere un anno di tempo, per poter accompagnare una riforma che coinvolga tutto il cluster marittimo, perché se si fanno le cose vanno fatte bene, il modello spagnolo potrebbe contemperare due esigenze, quella di avere una visione nazionale sul sistema logistico paese, ma avere poi anche una autonomia a livello locale di confronto con i territori per garantire anche quegli equilibri territoriali che i porti città come quelli italiani necessitano, perché è chiaro che non si possono escludere le amministrazioni locali sulla gestione delle indicazioni dei piani regolatori, perché lo vediamo a Genova, è il classico esempio che basta che ci sia un piano urbanistico comunale che confliga col piano portuale che noi blocchiamo lo sviluppo del porto, quindi è evidente che bisogna creare un sistema che garantisca la pianificazione nazionale ma anche dell'autonomia a livello locale. Vice Ministro, da quest'autunno, per 8 anni, nel traforo del Monte Bianco sarà chiuso da settembre a dicembre per lavori di manutenzione. Un problema non da poco perché magari deve arrivare come me, ci state già pensando a qualche possibile risposta. Guardi, lì il tema sul traforo, se c'è una della società che è stata rinominata poche settimane fa, io credo che il Ministro Tajani incontrerà con i francesi i primi di maggio proprio per discutere tra l'altro anche di questo. Noi abbiamo l'ipotesi della seconda canna che dal mio punto di vista sarebbe, e non solo mio, risolutiva del problema, perché la potremmo realizzare in 5 anni e mantenendo l'attuale canna aperta per poi dividere i flussi in entrata e in uscita, garantendo anche lo stesso numero dei transiti rispetto alla situazione attuale ma con molte meno emissioni in atmosfera per eliminazione delle code e molto meno rischi sull'attraversamento del traforo. Ad oggi i francesi non sono favorevoli, anche se cantierizzassimo solo in Italia come si potrebbe fare, e quindi è un tema che va affrontato a livello politico internazionale. Per noi è un danno enorme per tutto lo scacchiere del nord-ovest, perché sappiamo comunque che l'88% delle merci viaggia su gomma, l'attraversamento dei vari Chiappini è uno dei grandi temi del nostro paese. Chiudere a singhiozzo il traforo del Monte Bianco rischia di creare problemi di viabilità, non solo di fare durante l'estate, ma di mettere in difficoltà, visto che non avremo ancora completato i tunnel ferroviari, dei problemi anche al nostro sistema economico. Quindi noi stiamo cercando di andare a trovare un'intesa con i francesi. Ultima domanda sull'aeroporto, Steliporto costituisce una società con altre 20 aziende per sviluppare soprattutto il lato cargo. La Camera di Commercio dall'altro lato dice che la concessione scade nel 2029, è difficile immaginare che qualcuno investa con dei tempi di adattamento così corti, sono poi due temi che emergono. Ma io credo che bisognerà fare un tavolo complessivo, anche perché ci saranno interventi importanti sull'aeroporto, sia l'allegamento del sedime aeroportuale nel momento in cui partiranno i lavori della Gronda di Genova, sia
attenzione il collegamento con la linea ferroviaria. È evidente che anche il tema carne può essere un tema importante. È chiaro che il nostro aeroporto è limitato per dimensioni della superficie della pista, essendo una pista, quindi oggi noi facciamo più di 1 milione di passeggeri, 1.300.000, bisogna tenere, se si fa cargo, anche dei ristori di cargo, bisogna a mio avviso fare un tavolo, magari anche giù al Ministero, con i vari operatori, le varie sensibilità per capire intanto i termini della concessione e poi capire anche le future prospettive rispetto anche agli investimenti che sono già in essere. Sì, grazie.